Allora, benvenuti ragazzi sul Pillolo di Luzio. Oggi ho una notizia ben importante. E prenderò questa bombetta in significato proprio per questo. Ho letto poc'anzi un'ultima notizia ANSA. Voi direte addirittura l'ANSA da questa notizia. Ebbene sì, ho letto questa notizia e sono qui per dirvi con questa bombetta che vi annuncerò il grande successo di Cecilia Rodriguez. Ebbene sì, ragazzi, questa persona è andata via dall'Argentina, ha abbandonato la sua madre patria per approdare nella nostra ricca Italia e naturalmente scansare per una volta per tutte sta bella Rodriguez come la più bella d'Italia. I suoi tentativi fatti finora sono andati in mare, però adesso ha cavalcato una buona onda, ha cominciato a fare un bel calendario, bello se. Qua ci sono delle foto, ragazzi, su questo giornale online che lo potete cercare su internet, basta cercare il calendario di Cecilia Rodriguez, dove c'è il sorriso con la sua sorellina ben amata e con tanti soldi. Logicamente c'è lei nelle varie trasmissioni, una bella posata. Opa, veramente, ma te la fa tanto il culo? Cioè, io non lo so, guarda. A me mi ha disturbato, sto mangiando. Però buone, eh? Comunque, dove stavo adesso appunto per parlare? Cecilia Rodriguez ha trovato il cavallo di battaglia giusto. La mia sorellina ha fatto successo. Mangiate due boccolotti, ragazzi, mi dispiace, sono troppo appetitoso, sono col salmone. Volevo dire, non è per dirle, scusate ma io sempre col cibo ho un rapporto un po' strano. No, ma mi sa che ti dà fastidio, te li levo, dai. Ma lascia No, perdere, dai, fai il video tranquillo, non sta a te li mangi sentire, così. non mi toglie il cibo. Cibo importante, lascia perdere, mettilo qua. Scusate ragazzi l'interruzione, ma qui un attimino gli si toglie il cibo dalla bocca e dopo divento un po' nervoso come un po' tutti gli italiani, io penso. Ne voglio dire, Cecilia Rodriguez ha studiato bene la situazione, non è riuscita perché non è partita dove è partita Belen. Da dove è partita Belen? Dall'isola dei famosi. Allora, hanno fatto un ripescaggio di tutti quelli che hanno fatto il reality. Ed ecco qui con voi la grande Cecilia Rodriguez, che sarà la figura principale del nuovo, saranno famosi 9, sì, il numero 9, e avrà un successo di quelli da capogiro, ragazzi, con questa Cecilia che ha delle forme. Niente, giù quella mano, io non lo so, guardo, ma sei proprio un deficiente. Oh, io devo mangiare io, mi ruba nel cibo, ragazzi. Devo interrompere la trasmissione. Comunque la bombetta porta la fortuna, ragazzi. Mi è venuto il pigliolo di Montignano, che devo risolvere la situazione. Grazie, ragazzi. Salve, No, no, benvenuti. parti da zero, perché... Allora a che punto Salve. il piatto? Ma io per utilizzare la tavola. Sai cosa fare? Sì. Ci metti sopra anche un ruttino? No. No. Mi piace. Questo è bello, un bel posto. Con questo io vinco l'Oscar. Vicino a cosa cenere c'è? Non è nello schermo. Ma queste erano della Valle Verde, le ho comprate ad agosto. Non c'è un argomento che da quando c'hai 5 anni come dire, ti tormenta un po', vorresti dire la tua, non hai mai potuto dirlo perché era illegale e lo vuoi fare, adesso puoi?